No, dal punto di vista giudiziario un movente non c'è, ci sono considerazioni sociologiche probabilmente che sono comunque in questo momento ancora molto azzardate per il perché di questo fatto criminoso atroce bisognerà scavare ancora molto. Da oggi ha già attorno a sé gli strumenti previsti dal regolamento penitenziario minorile di sostegno e di aiuto. Ma direi più che una famiglia normale, una famiglia, oserei dire, piuttosto felice e serena. Ha parlato di un suo malessere nella relazione tra sé e gli altri. Ha detto che l'ha trovato sereno, lucido, sempre presente a se stesso. Sereno no, sicuramente sereno no. Ci diceva che non avete dovuto all'inizio dell'interrogatorio sollecitarlo, nel senso che all'inizio dell'interrogatorio era già pronto a dare un'altra versione. Sì, pronto. Nel frattempo aveva parlato anche con i suoi familiari e anche con il suo difensore, insomma, quando noi abbiamo cominciato l'interrogatorio lui ha subito immediatamente ritrattato, senza che noi lo abbiamo compulsato in questi termini. Pentimento, lacrime, diceva prima. Guardi, il pentimento è già un'interpretazione, insomma, è già un percorso un po' più lungo, però insomma era molto provato. Piangeva? Sì.